Semaforo verde per una mozione che all'unanimità respinge la mappa Sogin per l'individuazione di aree idonee per un impianto di rifiuti radioattivi. L'atto dà pieno supporto ai territori. In Toscana le zone selezionate sono Trequanda e Campagnatico. Via libera all'unanimità a una mozione sulla strage di Viareggio, innescata dalla sentenza che ha annullato il reato di omicidio colposo. Tra le richieste, una revisione della prescrizione nei casi di reati gravi. Mazzeo, prima di tutto, la vicinanza alle famiglie. No, nel mio giardino. Il Consiglio regionale, all'unanimità, ha dato il via libera a una mozione per opporsi all'ipotesi di un deposito di rifiuti radioattivi in Toscana. Dalle mappe realizzate dalla Sogin, la società statale deputata alla dismissione delle centrali nucleari, ci sono due zone, Trequanda e Campagnatico, tra le 67 individuate come idonee. La vicenda ha già riscontrato la ferma opposizione dei territori, che adesso, nella loro azione, sono sostenuti anche dall'Assemblea Toscana. L'atto, sommatoria dei quattro documenti, impegna la Giunta regionale a continuare e ad esprimere con nettezza tale contrarietà in tutti i luoghi deputati e a fornire ai comuni interessati, in tutti i passaggi procedimentali, ogni supporto utile al fine di sostenere con la massima efficacia la posizione di contrarietà all'individuazione dei siti in oggetto. A partire dal presidente Antonio Mazzeo, tutti i consiglieri hanno evidenziato il contrasto tra il piano di Sogin e i territori toscani individuati per ospitare le scorie nucleari. Vincenzo Ceccarelli del PD e Stefano Scaramelli di Italia Viva hanno parlato di un segnale forte da parte del Consiglio. Oggi io ho voluto con forza che venisse approvata una mozione all'unanimità per dare al presidente Giani lo strumento di parlare con il governo e con Sogin con grande forza. È arrivato un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori, in particolare nel sud della Toscana, le scorie nucleari di media e bassa intensità. Lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale e l'atto di oggi, votato da tutti, dà più forza al presidente Giani per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata rispetto ad alcuni territori che sono territori a grande capacità turistica, ma anche a grande, di grande bellezza ambientale. È un segnale forte di netta contrarietà. Noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto, ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico, naturalistico, ambientale, quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista quindi economico. La Val d'Orcia, il comune di Campagnatico, Pienza, Trequanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo. Hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione. Il Consiglio regionale della Toscana dà un segnale forte, ha detto no alle scorie radioattive e nucleari in Toscana, l'ha detto in maniera unanime, in maniera forte, l'ha detto in maniera unitaria. Questo per noi è stato una conquista importante. Io per primo ho depositato una mozione, la 97, nel giorno di martedì. Siamo stato il primo partito a depositare, a dire no con forza. Nelle ore successive la costruzione di un consenso diffuso con tutte le forze politiche. Poi siamo arrivati all'unanimità in Consiglio regionale per dire no in Toscana, a Trequanda, a Pienza, a Campagnatico, in Toscana. La Toscana vive di un territorio straordinario, vive del proprio ambiente, della natura, del
turismo, dell'accoglienza, diciamo, di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio governatore Eugenio Giani di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radioattive e nucleari. Tra le fila dell'opposizione, la scuola di pensiero non è cambiata, anche se Francesco Torselli di Fratelli d'Italia ha sottolineato come sia necessario affrontare il problema. Questi rifiuti sono già nel nostro paese, ha affermato il capogruppo. La questione deve essere inserita all'interno di un ragionamento nazionale. Elisa Montemagni della Lega ha richiamato al valore turistico di quei territori, mentre Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle ha esclamato: con questa le abbiamo viste quasi tutte, ci mancano solo gli UFO. È un tema estremamente importante perché si rischia di fare della facile demagogia che non va fatta. La logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco, serve quasi a niente. Del resto però è un tema di dimensioni nazionali, andrebbe affrontato con grande senso di responsabilità, perché oggi noi ci preoccupiamo di dove dislocare dei residui nucleari che, non ci dimentichiamo, già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte, questi residui nucleari esistono e li abbiamo in casa, dobbiamo soltanto metterli da qualche parte dove stoccarli per 30 anni. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia, perché nei siti individuati dalla Sogin arrivano due siti che sono, uno, un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana. È ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari. Avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consiliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni che purtroppo sono stati individuati come sedi, per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Giani a andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli come quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Io credo che a questo punto ci mancano solo gli UFO, poi quest'anno abbiamo visto tutto, perché insomma, dalla pandemia alle scorie nucleari, lo diceva un po' anche l'assessore Monni in commissione stamani, ci siamo trovati ad affrontare delle cose veramente fuori dall'ordinario. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta CNAPI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone. Amarezza e rabbia. Nelle aule del Consiglio regionale, la sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio, che ha fatto cadere per avvenuta prescrizione il reato di omicidio colposo per i 13 imputati, è un boccone troppo grande da mandare giù. Lo sgomento dei consiglieri è racchiuso nel documento unitario scaturito dalla mozione presentata da Mario Puppa del PD. Nel testo si richiede l'impegno della giunta regionale affinché sostenga le iniziative dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, la Ollus Il Mondo Che Vorrei, e promuova nei confronti del governo e della conferenza Stato-Regioni la richiesta di revisione dell'istituto della prescrizione nei procedimenti giudiziari riguardanti reati gravi. Oggi, prima di tutto, dobbiamo esprimere vicinanza alle famiglie, ha sottolineato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale.
Un pensiero condiviso anche da Elisa Montemagni della Lega, che ha fatto appello al governatore Giani affinché la questione venga portata nella conferenza Stato-Regioni. La scelta di votare tutti insieme un atto in questa direzione, un atto che, come dire, esprima preoccupazione per quello che è accaduto a Roma negli scorsi giorni, è segno di intelligenza, è segno di capacità da parte del Consiglio regionale di sapere intercettare il sentire dei cittadini. Quindi noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni, al fine di favorire una riflessione circa l'istituto della prescrizione per i reati gravi, quelli colposi, come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. Noi già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD, abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Viareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente il nostro atto, quindi, abbiamo deciso questa volta di chiedere che in conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi l'omicidio colposo, perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono, ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari, però chiedere, l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni, che fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere, debbano essere dalle istituzioni sempre supportati in ogni sede. Dai banchi del centrodestra è poi arrivato l'invito di Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia a non fermarsi alla mozione, ma continuare a inseguire la giustizia. Silvia Nofri del Movimento 5 Stelle ha parlato invece di una grande ingiustizia compiuta, perciò era giusto dare un'immagine coesa del Consiglio. Io sono abituato a le sentenze rispettarle e non a commentarle. Sicuramente arriva una sentenza che non è quella che noi principalmente come istituzione ci aspettavamo, ma penso che i familiari e i congiunti delle vittime non si aspettavano. È una sentenza che a mio modo di vedere non rende giustizia a chi ha perso la vita quella notte a Viareggio, ma ovviamente non ho gli elementi io per poterla confutare. Se dopo tanti anni si arriva a questa conclusione, evidentemente chi è arrivato a questa conclusione ha avuto la possibilità di arrivarci. Resta l'amarezza indubbia di tutti i toscani, al di là della collocazione politica, al di là dell'avere o meno dei congiunti, degli amici, dei familiari quella notte nella strada di Viareggio, è una sentenza che lascia l'amaro in bocca. È stato redatto un documento che ho firmato perché lo condivido appieno, è una sentenza vergognosa che non ci saremmo mai aspettato, soprattutto per il dolore di questi familiari che hanno visto morire per la seconda volta i propri congiunti. Ecco, io conoscevo molti di quelle persone che sono morte perché erano miei vicini di casa e quindi sono particolarmente colpita da questa sentenza e la ritengo veramente ingiusta. I morti non possono andare in prescrizione e questo deve farci capire una volta per tutte che che la prescrizione deve essere abolita, soprattutto nei casi in cui ci sono delle persone che muoiono. Nella strage avvenuta nei pressi della stazione di Viareggio il 29 giugno 2009 morirono 32 persone. La sentenza di primo grado, che condannava anche l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, è arrivata soltanto dopo 8 anni.